Sì, prova, prova, sì, si sente l'audio, buongiorno a tutti, ditemi solo se si sente, eccoci, ciao a tutti. Ecco, Ciao, buondì ragazzi. vedi, c'è già la prima domanda. Intanto salutiamo il bestione, grazie, grazie della telefonata, il duca dei 100.000, grazie. E grazie anche a lui, eh. Io non l'ho nominato, però per fortuna che è venuto per ringraziarlo in diretta della sua gentilezza, della sua partecipazione. Difatti adesso apriremo un canale. Sì, comunque Davide, sei tu il Il maestro, non maestro. io. Io, Sei tu il va bene, maestro. io so le mie cose, tu sai le tue, Sì, che messe insieme diventa una bella cosa, dal ecco. 98 andiamo al 100%. Esatto. Volevo chiedere a Giorgina se ha mangiato il musetto che facciamo in Friuli. Oh, no, non l'ho mai assaggiato io. Intanto c'è scritto No, può qualcuno. darsi che l'abbia mangiato, Cindy, però ciao, ripeto. ciao. Cindy, grazie per la sub e per l'iscrizione. Non hai mai mangiato il musetto? Scusate. No, penso adesso lì per lì ho mangiato qualcos'altro in riferimento, sono i nervetti, ma non il musetto, penso. Bene, qui leggi, vedi, qua ti chiedono, ragazzi, potresti dirmi come fare il fiocco di prosciutto? Vado Ecco. a prendere una carta, te rispondi Sì, intanto. no, il fiocco di prosciutto, voglio che ti sia anche tu. Sì, no, il fiocchetto! Prendiamo un prosciutto intero e diciamo che la parte bassa, la parte più piccolina, ci creiamo il fiocco. Falsa pera! La falsa pera, io per non fare, perché se qualcuno non conosce la falsa pera, ma vede il prosciutto, diciamo che la parte bassa è la falsa pera. Sì, È vero? sì. Allora, quando noi dobbiamo fare un fiocco e tagliamo il prosciutto per intero, l'osso lo lasciamo nella falsa pera, perché Sì. così dopo diventa più grande, diventa il fiocco. Togliamo la parte di dietro, la parte verso il gambone, che è la parte, poi lì la mettiamo, lo lasciamo sotto sale, sotto agli aromi che piacciono a noi, Sì. perché c'è chi lo fa con Aspetta. solo il sale, c'è chi lo fa con sale e pepe, c'è chi lo fa con aromi diversi. Normalmente lo si fa con solo il sale perché deve diventare una cosa dolce. Gabbana. È dolce Gabbana, però c'è chi vuole anche più condito. Io lo faccio con solo sale quando lo faccio io. Poi dopo prendo la mia pelletta di La maiale metti sulla faccia? sulla faccia, quando questo è stato già messo sotto sale, è già pronto, eh. Allora, ricapitoliamo all'inizio. Si stacca dal prosciutto la falsa pera, quindi ci rimane una parte di cotenna sopra e sotto. Si capisce? Però la Poca faccia. di lato e sotto. Poi la faccia che rimane scoperta rimarrà scoperta per il tempo della mora. Il tempo della La salatura o della salatura. mora, perché sono due cose diverse. La mora è condita, La la salatura è salatura. solo sale. Ok, quindi viene messo sotto sale come il prosciutto, quindi sale grosso, Basta, sale magari anche inumidito, ma. grosso. Ma si inumidisce perché già c'è la carne viva lì, che lo fa un pochino di umido, la facciata dove tagli. Quella lì è già umida, non è il prosciutto intero che è tutto cotenna e parte di pellicolo sopra. Lì la vai a tagliare, abbiamo già una faccia che mi perde anche un goccino di umidità di acqua, per cui il sale sai che Bene. non è necessario. Dunque la falsa pera sarà sui 2 kg, E mezzo 2 kg e circa. mezzo. Andiamo a metterlo sotto sale per quanto tempo? Non più di 5 giorni. Ok, 5 giorni sotto sale, tiri fuori, lo sciacqui, lo lavi bene Si capisce. e poi dopo? Lo metto con la sua pelletta, lo Sulla metto faccia. esatto, la lego se lo voglio legare, anzi va legata, fate delle facce Sì. legate. Io per prudenza sopra, una volta messo la pelletta, quella pelletta, metto anche un po' di pepe Per la mosca. per la mosca, poi lo appendo in cucina in un posto non umido, Sì. lo appendo lì, la lascio lì 7-8 giorni, poi la metto stagionale nella solita cantina, che hanno tutti la cantina Quello fresca, lì basterà e un gliela lasci 4-5 mesi, 5 mesi è poi è pronta. pronta. Bene, questo abbiamo risposto. Mi stanno dicendo che c'è la telecamera che si vede appannata, quindi cambio un attimo prospettiva e vi faccio vedere. Siamo qua riuniti oggi con Giorgino perché Giorgino è venuto. A battere cazzo di Sono qua. grana. Sì, è venuto da me a Grana, comprare del grana. sì, non i soli, grana. Il Parmigiano parmigiano. reggiano, Ecco, diciamo. parmigiano reggiano.
si vede sfocato. Adesso ho pulito l'obiettivo, ma secondo me è perché ho dovuto cambiare telecamera, perché era un po' che non facevo dirette. Okay. E l'altra si vede un pochino meglio. Sì, sì, secondo me sì, si vede abbastanza bene. Allora forse erano i fumi della cucina. Secondo me. Dove sono le bottiglie di Giorgino? Sono, te le faccio vedere. Anzi, dopo gliele do ad andare a casa. Ah, santo Dio. Sono qua, guarda. Lambrusco e Albana. Fra l'altro mi ha scritto qualcheduno da Albana. Sì. Che ti saluta e adesso poi troverò il messaggio e te lo... Me lo giri. Te lo giro. E adesso ed è molto buona, si vede meglio. Anche di quest'anno, l'ho assaggiata proprio ieri. Porca miseria, se resta così diventa un buon bicchiere di vino. Allora, mi scuserete un attimo, ma devo rispondere al telefono perché... Per Marco, vorrei vedere, dai. Successo. Davide. Oh. Scusate, ma perché all'inizio della settimana ho avuto un po' di tosse raffreddore, che sono un po' intasato, e questo era il dottore che mi voleva, siccome l'ho chiamato tante volte non ho mai risposto, mi ha chiamato proprio preciso adesso e ho dovuto rispondere perché è così. Poi aspetta, si vede che siete entrambi con grande esperienza, grazie. È un messaggio in inglese: thank you for teaching use traditional Italian preservation. Traduci, perché io dice che grazie per preservare queste tradizioni. Io lo traduco un po' così alla italianesca, eh. I'm very grateful, sono molto grato, from Pungo, Virginia, quindi dalla Virginia in America. Thank you very much. Sto imparando, perché così faccio i video in inglese. Sì, io so solo il dialetto modenese. Ecco, specifichiamo parmigiano the best. Ok, adesso si vede molto pulito. Ciao Davide, fateci provare l'Albana, prego. Buone feste. È richiestissimo anche al telefono, sì. Genuino, queste sono live, sono quelle pattinate. Ah, sì, sono anticate perché c'è Giorgino, mi sembra giusto. Perché questo signore qua non ha 60 anni. No. Non ne ha 70, no, di più di 82, quindi capite di bene, più, di più lo sto spremendo bene. No, andiamo bene. Appena fatti i salami sono bellissimi, saranno anche buoni. Ho seguito la vostra ricetta sicuramente. Sì, sì, vai avanti così, vedrai che vai bene. Ma una volta vedere la cantina di Giorgino, Albana e salumi, e fare una lezione di mantenimento dei salumi. Sì, questo è importante, è vero. E dare consigli quando si acquistano i salumi, cosa osservare. Bene. Per sapere quella della qualità. Bella domanda questa. Giorgino, una curiosità, lei è un fumatore di sigari toscani? Io lo sono stato. Ho fumato i Garibaldi. Tu devi guardarla dritto. Là dentro, ah. Leggi lì ma guardi là. Sì. Comunque io sono stato un fumatore di Toscani, Garibaldi e non solo, ma anche dei sigari cubani, anche qualcuno, non sempre, ma... Ah, sei stato un vizioso. Sì, sono stato un vizioso. E dico di più, quelli lì sono stati quelli che mi hanno aiutato a smettere di fumare. Perché prima io ho cominciato tardi, però ho fumato tutto quello che prendeva fuoco. Ah, ok, ma da buon muratore. Sì, no, e poi dopo, fumando il toscano, i sigari, sì, io piano piano sono riuscito a smettere senza accorgermene. Ho smesso di fumare senza essere accorto di... E ho provato 100 volte, però mai riuscito. Invece col toscano si vede che mi ha disintossicato, e lo fumavo volentieri, Quando andavo in qualche ufficio che c'erano delle ragazze, mi dicevano: Artioli, il sigaro no, è in ufficio, perché lasciava
lasciava un buon odore, diciamo. Sì. Ma già io mi ricordo quando ero piccolo che si poteva fumare dappertutto, sì, e si fumava anche al cinema. Io mi ricordo al cinema delle nuvolate bianche, mamma mia. Ah, io sono stato un fumatore, però ho fumato 20 anni, ma quei 20 anni erano come 40, secondo me. Poi nell'87 ebbi un incidente sul lavoro, feci male a un piede, ho fatto un mese di ospedale, ho mai più cercato la sigaretta. Io ho smesso senza accorgermene. Sono stato proprio un uomo fortunato da quel punto di vista lì. Fortunatissimo. Allora. Buongiorno ragazzi, Giorgino come stai? Bene, si vede. Meraviglioso Giorgino. Avrei una domanda sui calibri dei budelli che avete usato nei vari video, quindi sì, delle salsicce, cotechini, salami. Quali budelli vanno bene per la stagionatura e quali no? Allora, per la stagionatura lo chiamiamo in questo modo, il budello gentile, che tolto dall'animale fa circa 1,60-1,70 di lunghezza. In questa lunghezza si possono ricavare 4 salami, 4 budelli per salami. I primi due si chiama gentile e sottogentile. Gli altri due sono la sfilzetta, diciamo, la sfilzetta è la parte più sottile. Per stagionare bene un salame ci vuole il gentile e il sottogentile, perché gli altri due, Davide, sono trasparenti, sono di budello molto molto sottile e fan presto diventare duri. Diventando duri, se non hai l'ambiente giusto, fanno il buco, bucano. Ci vede e il buco dentro. Scales, io dico scales, ci viene il buco. Scales è come un ravanello quando ha la cosa. Il salame con il budello piccolo, il 90% fa queste cose, se non hai una cantina particolare umida. Umida è abbastanza presa. Tanto umida. Sì, perché poi il budello si secca, la carne si ritira, il budello essendo rigido non riesce a andare incontro alla carne, non riesce a seguire la carne, quindi dentro lo si strappa e ci viene la fessura, ci viene il buco del salame. Quindi diciamo che i salami migliori per conservare è il gentile, il budello più grosso, e il sottogentile, che hanno due pelli, questi sono più resistenti. Allora, meraviglioso Giorgino, avrei una domanda. Ok, un saluto al signor Giorgino da parte di mio fratellino Alberto. Grazie. Ciao Alberto. Ciao anche Albertino. Da parte. Ciao Alberto, saluto. Provare a fare la mortadella è difficile? No, non è difficile, ma ci vuole l'attrezzatura. Sì, capisco. E la farò. Siete mai state all'antica corte Pallavicina nel museo del Curatello? Secondo me vi divertireste. Non ci sono mai stato, ma ho visto diversi video. Anch'io. E molto bello, sì, là proprio. È la sua patria. Là è il Curatello dove c'è la nebbia, no, il fiume, sì, tutto. Sì, sì, diciamo. Noi il Curatello. Il Piemontano. Sì. Sì, poi là c'hanno la R. Sì, sì. Ascolta tutti i pezzi da un chiletto? Se ce la fai, sì. Se circa. Non ce la fai, facciamo quello che si può. Che noi siamo abituati anche a fare quello che si può. Sì. Sappiate che il formaggio vorrebbe tagliato quando è un po' a temperatura ambiente, perché se no fa. Ah, ma noi la facciamo un sacchetto con quelli dentro. Sì, sì. È mica un problema. Lo so, però quando uno fa un bel lavoro. Sì, sì. Ma poi se tu c'hai gli occhiali, le ceragere. Giorgino, sei mitico. No. Cosa si può fare con la lingua di manzo o vitello? Oh, manzo o vitello, fai la lingua al salmino. Sì, ho anche fatto il video, lo trovate sul mio canale. L'ho trovato, sì. E infatti ho fatto una bella. L'ho visto anch'io, bravo Davide. Sì, sì. Lingua salmistrata. Salmistrata, sì, sì. Ciao a tutti e due, ho seguito le vostre ricette per la pancetta arrotolata, anche steccata, non vedo l'ora di finire la stagionatura ed assaggiare un grande saluto, ciao, scusate ma io ci vedo veramente poco, ho bisogno degli occhiali. Cinzia Mazza. Anch'io non congratulazioni per i 100.000, grande Giorgino, fantastico, presto farò la pancetta steccata, tua ricetta riuscita alla grande, la coppa e il lonzino, grazie. Bravi. Lonzino era buono, tipo, ottimo. Volevo fare una lonza stagionata con la sua cotenna. La lonza? Sì, lonzino. Ah. Con la sua cotenna, devo avvolgerlo nel velo di maiale o non serve? No, aspettate, perché il lonzino con la cotenna
Non esiste mica. Beh, la puoi fare, la lasci. Dico bene, perché poi... Quando smonti il maiale, la cotenna viene recuperata tutta, di solito è così, perché viene messa nei cotechini. Bisogna fare molta attenzione con questo prodotto, perché poi il lonzino è una carne secca che si è data bene, ma la cotica diventa secca, diventa dura, che diventa come un coltello, diventa... Sì, no, però lei dice, se io faccio il lonzino e di dietro gli lascio la sua cotica... È questo che voglio dire, che a governare la cotica bisogna fare attenzione, Davide. Lo so bene. Bisogna fare attenzione perché la cotica diventa molto secca, hai capito? Sì, fa prima a... A stagionarsi. Sì, diventa dura... Tenta ricciarsi, se la devi cuocere è un conto. Sì. Ma se la devi stagionare è un'altra roba. Allora, il consiglio è: ti conviene togliere la cotica e usare il velo. Se vuoi usare il velo per avvolgere l'onzino, o se no, una manica di quelle. Sì, una manica o sintetica. O di bue o di sì, manico, o se no prendi uno di quei budelli. Si capisce, si chiama manica. Sì, e la conservi bene lì. Sì. Poi Ivan Antonini. Carissimi, ho una domanda. A me piacerebbe avvicinarmi al mondo della macelleria, imparare a riconoscere i vari tagli, disossare, eccetera. Come si fa ad oggi? Oggi bisogna che ti... guardi i miei video. O guardi i video di Davide, oppure ti fai amico... Con un macellaio. Con un contadino o un tipo norcino che lo faccia nel periodo invernale, così tu ti puoi... Puoi guardare, provare, fare queste cose, perché oggigiorno non è più come una volta che tutti i contadini ammazzavano il maiale o due. Oggigiorno non c'è più questo, o vai in un macello o segui Davide. Sì, adesso io, in molti si stanno lamentando perché molti video li faccio diretti alla macelleria, cioè coi tagli, perché? Perché ho un sacco di macellai, come ho detto in alcuni miei video, molti macellai che conosco vogliono imparare a disossare i vari tagli, perché nelle macellerie dove lavorano non è sempre, fanno solo un tipo di lavoro. Esatto, hanno la carne sotto vuoto, vuol dire che loro hanno un listino, ordinano i vari pezzi di carne, sì, e gli arrivano sotto vuoto, mentre invece il disfacimento della bestia non c'è. Non dico tutti, non generalizzo, però in molti che fanno i macellai però non sanno disossare e dividere una mezzena o... Si capisce, perché ci arriva già sezionata e loro non fanno più il sezionamento avanti. Sì, sì, esatto. Perché? Perché poi dopo, adesso per dire, anche io nel mio piccolino, nella mia macelleria, comunque due mezzene alla settimana di manzo le uso, però sono costretto comunque a prendere della carne a parte, perché comunque adesso con il video che ho fatto delle bresaole, voi non avete idea di quante bresaole mi chiedono. Si capisce. Quanti pezzi per fare la bresaola mi chiedono. D'accordo, Davide, ecco. È vero. E allora quelli lì li devo ordinare a parte. Cerco tendenzialmente di non farli arrivare sotto vuoto. Però, come dicevo nel video, preferisco non utilizzare la carne che è stata sottovuoto per fare i salumi stagionati. E così anche nel maiale. Io vedo dove vado io nel macello, dove vado io, e che molta gente viene a prende la carne già sezionata. Non prendono il maiale o il mezzo maiale dove devi togliere il prosciutto, la spalla, la coppa, la pancetta, la testa, il guanciale. Sì, sì, è difficile. Perché? Perché comunque comporta tempo, ma tu l'hai assaggiato. Loro vanno là, dopo l'assaggio. Io faccio sempre le prove assaggio, non si scandalizzano. No, io mangio sempre, mangio e non calo mai. Sai cosa ti volevo dire? Che sono calato? No. No, non te lo dico. Beh, allora niente. Davide, hai un calibro per fare le parti... Parte di queste. Allora uno si può regolare con le scritte. Lui mi ha chiesto un chilo, ma saranno 1,100 kg, 1,200 kg. Adesso cerco di fargli le più piccole. Dipende anche quando, vedete, quando la dividi in due la forma diventa più alta o più bassa. Questa qui sarebbe un pezzo di forma ideale per fare le punte, perché è molto alta. Esatto. E allora fai dei pezzi, riesci a fare le punte fatte bene, mentre invece se viene più bassa fai i pezzi da un chilo. Grosso modo, vi faccio vedere dall'alto. Aspetta, premi il tasto 3. Lì, 3, no, 2,
lì. Dall'alto vedete le scritte parmigiano reggiano? Grosso modo, tre scritte precise sono lo spicchio che fa un chilo. Lo sapevi? Sì, non lo sapevo, però sai cosa faccio io. Siccome che tu sei molto bravo. La pesi prima? Col coltello. No, no, io non peso niente. Io ho il mio tavolo col mio filo. Ah, vabbè, allora. Io ho la mia scatola col mio filo, io mi metto sotto la mia parte, lo taglio così. Lo taglio così e vai, e col vai. Filo io faccio tutti i pezzi uguale. Presso poco uguale. Però il taglio così io lo chiamo taglio roccia. Oh, beh, ma scherzo, è più sì, più caratteristico, è più da parmigiano reggiano. Sì. Il mio diventa un taglio liscio. Sì. Allora volevo scartare sto discorso qua. Te ne volevo dire un altro che secondo me te era molto interessato. Sono qua. Me lo dici, non ho preso tre zie. Ah, ferraresi. Sono andato dove nel macello quando ammassano. Hai preso i budelli per fare le zie. Esatto. Ah, ok, allora la facciamo. Io sono ho stato. Preso tre. Sono andato quando buttano via gli intestini. Io sono andato lì e poi me le sono prese, hai capito? Perché. Pulite e messe. Adesso le ho messe in ghiaccio e sale. Dopo se ne facciamo una vedremo. Facciamo il video, certo. Senti, tu sai che quando ti sono venuto a trovare quel giorno, non tanto tempo fa, sono andato a fare il video, andavo a casa di mio zio, dove lui tutti gli anni fa i maiali, ok? Lui ha un'azienda agricola, però fa roba personale per lui e per amici, ok? Quindi lui nel suo... Va bene questi. Va bene grandi così? Per i due le sì. 10 maiali però in varie giornate, no? Là i Norcini che erano in tre, ce n'era un ragazzo giovane che forse non aveva neanche 30 anni, uno che forse ne aveva 90, che poverino faceva una fatica della Madonna, poveretto. Quasi come me. Oh, il ragazzo faceva tre salami che lui era ancora lì a legare il primo. Ulla. Vabbè, a parte questo, è uno di un po' di mezza età, però il problema qual è stato? Il problema è stato che comunque loro non hanno voluto farsi riprendere, oppure male. Mi riprendi però poi mi togli. E quindi non ho potuto fare delle domande perché erano un po'... sulle loro, insomma, ok? Volevano sbilanciarsi. No. Quindi io ho fatto tutte le riprese del video. Ne ho fatto un sacco di qua di là e stavo chiedendo a Giorgino, adesso metto insieme tutto il video, no? Che durerà un po'. Poi lo commentiamo. E poi io e te lo commentiamo le immagini. Proviamo. Di quello che fanno. Proviamo. Oh, grazie Bot. Genoveffo, grazie per l'abbonamento, grazie mille. Regalo un abbonamento per... scusate, non stavo seguendo. Giorgio sei un grande, ti scrivono. Grazie. Scusate, ma la chat di Twitch non sta andando avanti. Complimenti per i 100.000. Giorgino, erano buoni i cotechini dell'altra volta, sei un grande. Oh. Un saluto da Alberto da Riccione. Vi aspetto per la piadina romagnola. Bene. Gandam. Bel gesto. Sì, erano buoni. Ecco, me l'ha scritto tante volte. Però adesso non leggo più gli altri commenti. Dario, complimenti per i 100.000. Grazie Dario. Scusate. Guarda Davide, una cosa ti voglio dire. Che il cotechino sembra una cosa buttata lì perché cotica, ma è una cosa difficile da fare. Perché il cotechino può avere tanti brutti odori, tante cose, anche disgustose se vuoi. Per cui non è una che dice faccio un cotechino e come andare al bar a prendere un caffè, mica vero, No, anzi, ci vuole più tempo che fare i salami, ci vogliono degli accorgimenti diversi e poi dopo, logicamente, che se lavori bene ci è un buon cotechino. Ah sì, ed ecco, eh. No, io i cotechini che abbiamo fatto, a parte che li ho già finiti, ce ne ho due che me li tengo per Natale. Erano formidabili, Dario, mica perché siamo qua, Ma no, perché no, io poi ti ho telefonato subito perché erano formidabili, vacca andata era, sì. Buonissimi. Sono venuti bene. Oh, vediamo. Complimenti per i 100.000, ok. Il grana è di Castelnuovo nei Monti? No, e questo qui è... te lo dico. 1700... 2127. Dovrei avere il libricino. 2127. Ma non ci può essere perché mia madre ci ha messo le mani, quindi non c'è più il libricino.
Vabbè, comunque guardate voi su internet per piacere, matricola 2127. Perché mi è arrivato oggi, siccome... Ma dalla grande così non sembra... No, sembra non è un piemontano, eh. Mi sa che sia di Reggio questo qui. È un reggiano. Avete guardato? Date un'occhiata. Sì, perché non è di Manzolino, perché è la grana molto più grossa. Ah, speriamo non smette di scrivere adesso. Voglio solo video in coppia. Ah, va bene, lo facciamo. A trovarne di persone come Giorgio con una mentalità così aperta, difatti glielo stavo dicendo. Grazie. Domani sei in negozio per un saluto, ci sono, sì? Non tutto, beh, il pomeriggio c'è caso che sia un po' qua e un po' là, perché adesso con il discorso delle ceste sono un po'... Scusa, c'hai ragione, devo lavorare, perché si Davide, parla ma... Davide, c'entra niente, dai. Sì, intanto si leggeva, si legge. Grazie Giulio, vi offro un caffè, grazie mille, lo prendiamo volentieri. Sì, sì, grazie. Ma anch'io ringrazierei Davide, ma lui il problema del lambrusco o similari non ce l'ha, lui non c'è niente da dire. Invece un esploratore come me ha in memoria anche quelle cose lì. Senti, io ti posso fare un caffè? No, non lo, grazie, non lo prendo il caffè. Mi innervosisce. No, no, stai sereno. Io ho bisogno di star sereno. Stai sereno. No, ma lo sono sempre io sereno. No, no, non ci sono problemi. Allora, voi dovete sapere che Giorgino ha comprato la forma, che poi dopo non lo so, è di Neviano degli Arduini di Parma. 21-27 era, abbiamo detto? Sì, qui, è qui, 21-27, sì. Ok, allora è di Parma. Ah, è un signore. Caseificio Neviano degli Arduini. Si vede che avrà fatto un bel contratto con la Conad. Sì, sì. Ok. Ah, io, Davide, ce li ho anche io tutte queste attrezzature. Però, ma lo so. Però ti giuro che io non sono capace come te, te lo garantisco, te lo metto, faccio giuro. Ma guarda, sembra facile, però anche io ci ho dovuto lavorare un po' per arrivarci. Perché riesco a fare dei pezzi, ma fatti bene così non ci riesco. Ti ricordi Renato? Lui è stato il mio maestro formaggiaio, Manfredini. Lui, quando era davanti in negozio che aveva la bancarella con il formaggio, vendeva anche i sassi. Andavamo quando alla... c'era lui vendeva le croste. Sì, sì, sì. La gente, oh, andavamo all'asilo assieme. Pensa, Manfredini, pensa che maestri che ho avuto. Sì. E Claudio per i prosciutti. Oh, Claudio per i prosciutti. Sì, 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 Claudio. Ah, sono stato fortunato. Allora, io avevo uno zio che abitava qua vicino, Rovatti. Uno zio che abita lì vicino alla chiesa per andare verso la Vignolina. Allora, questi due qua hai detto che li volevi grossi, E una volta mi ha detto, ma perché non vai dove vado io a prendere i prosciutti? Ma dove vai? Io vado al comodo delle torri, sapevo neanche che. E se ci vai chiedi di Claudio. Questo parla di anni fa, E infatti fece così e diventai un cliente fisso. Poi dopo ho avuto la fortuna di vedere e stare accanto a Davide Fantinati. Sì, cavoli. Sì. Ah, le viande degli Arduini, ok, allora funziona la chat, vedo. Bene, scusate, voglio vedere una cosa. Siamo in tantissimi. Guarda che poi stasera... No. Vado a digiuno. Va bene. Quanto costa una forma intera, solo se puoi dire, lo te lo dico, sì, una forma del genere 41 kg viene a costare sui 500 euro, dico bene se sto zitto? No, proprio io ho già fatto i conti io. Bravo, e portai il bayouk? Ho portato anche il bayouk, altrimenti non mi dai il formaggio. Te lo porto anche a casa il formaggio. Grazie. Per quello ci mancherebbe. Adesso fanno i finanziamenti da 100.000 lire per le macchine, da 100 euro, compri una macchina con 100 euro, anzi bisogna che guardi per mia moglie anche. No, perché... ma sono d'accordo Davide, però l'altro giorno sono rimasto male. Perché? Perché ho la carta prepagata, la carta sì, però mi sembrava a me un gioco fatto anche diverso. E ho fatto le mie spese. Sei andato... Sono andato a prendere a casa il maiale, che costava 550 euro. Cosa costa il chilo? Viene 2,40 euro più 60 euro di macellazione.
Ok, quindi te lo danno pesato vivo. Pesato vivo 2,50 euro? Sì, lo pesi vivo il maiale. È stato 212, 208, 212 kg. Perché per dire, mio zio là in campagna ha preso due mezzene già pulite dal coso, 5,90 euro. Perché? Perché il maiale cala, dipende se maschio o femmina, ma cala da 18-22%. Hai capito? Ecco, questa qua è una bella cosa. È meglio il maiale maschio o il maiale femmina? Se non è in calore è molto meglio la femmina, perché la carne è più rosa e più tenera. È meglio la scrofa che non ha mai partorito o è meglio... Sarebbe ancora meglio. Una scotoncina. Una scotoncina. Okay. Però anche una maiala che sia sui 200, dai 185 ai 205-210, non andare tanto oltre perché dopo è grasso. Una femmina lì, ma è buona anche un buon maschio, Ciao Davide, da San Pietroburgo, Russia, niente domanda, ma ti volevo ringraziare per tutte le ricette, video, eccetera. Bravo. Mi aiutano tanto a cucinare, grazie, sì. Manland, scusa se ho pronunciato male. Chiedo anche io riguardo le ghiandole di maiale. Bravo, che se sono infiammate non si può usare la carne. Bravo. Potete approfondire? Un grande abbraccio dall'Umbria e dalle Marche. Allora, normalmente quando si ammassa un maiale e lo apre vuol dire lo si schiappa in due, è vero? Sì. Quando l'hai aperto, guarda le ghiandole inguinali, dove c'è il prosciutto, dove finisce il prosciutto e comincia la pancia. Il campanello d'allarme. Lì ci sono due o tre ghiandole, le guardi, le conosci. Se sono infiammate sono molto grosse e rosee. Se invece sono normali, le vedi, che non sono infiammate, e sono color carne, sono normalissime. Se tu vedi che c'è questa infiammazione, vedi delle ghiandole, non fare della carne da insacco. Ah, fai carne da stare. Perché questo maiale potrebbe aver avuto un po' di febbre, potrebbe aver avuto uno strappo facendo la lotta con altri maiali, e questo qui non va bene. Appena che tu hai queste ghiandole infiammate, non è consigliato, a me, a parere mio, non è consigliato fare degli insaccati. Fai della carne da cuocere e sei a posto. Al forno come ti pare. Allora, ciao Davide e Giorgino, inossidabili. Tutti e due una domanda, musetto e cotechino. Che differenza c'è? Musetto? È tutta un'altra cosa. Il musetto non è altro che il musetto, carne... Diciamo... Lo metti nella coppa di testa. Sì, questo è il musetto. Ma coppa di testa c'è, ma la coppa di testa ci sono le carni migliori, il musetto, il guanciale, la guancia e il polso qua di sopra. Questi sono i tre magri migliori del maiale, di sicuro e tranquillo. Sì, poi cotti e poi salati. No, scherzo. Allora, esatto, allora dice buone feste a te e a Giorgino, mitici, grazie. Esatto, grazie. Luca era molto interessante. Come capivano in altri tempi se la carne era buona da mangiare, in pratica anche oggi? Quello che allora aspetta, come capivano in altri tempi se la carne era buona da mangiare, si pratica anche oggi? No. Ma non è che si pratica, ma una volta la carne da mangiare, ragazzi, se non era mica putrefatta la mangiavano tutti. Tu pensa che io ho conosciuto della gente che quando il maiale c'era una malattia che si chiamava il marrossino, il mar rosso, che il veterinario te lo faceva buttare via nella letamaio, c'era gente che ci andava dopo 2-3 giorni, andavano a tirar fuori questa carne e dicevano che era buonissima perché era al limite della putrefazione, cioè le nervature erano rotte tutte e mangiavano della carne buonissimo. Tu pensa a questo qui una volta. Tu guarda le fiorentine frollate. Ecco, diciamo che una volta c'era anche la fame, eh? Sì. Diciamo anche questo, che si facevano molti strappi alla regola. Però, voglio dire, la carne lo si sente, e quella di maiale lo si sente dall'odore. Ah, sì, sì, quando c'è la calda, quando c'è la sa di piscia. Sì, sì, quella lì la devi sapere. La carne di maiale, se ha un odore, un gusto, non glielo togli mica, il manzo sì. Ma il maiale no, eh? Mandate anche in Belgio, sì, con le spese di spedizione, certo. Buongiorno Giorgino e Davide, volevo chiedervi, avete usato negli insaccati fatti soltanto
il sale fino o grosso usato negli insaccati, fatti soltanto il sale fino e il sale grosso. Non si usa il sale fino. Negli insaccati, eh? Negli insaccati usi il sale fino, no, cioè va il sale macinato. Il sale intermedio tra il fine e il grosso. No, per fare la salamoia, ma quando fai i salami? Uguale, non ci va il sale fino, Davide, perché si scioglie tutto. Non va bene. Sì, sì, ci va, no, sale, no. Ci va il sale mezza grana. Sì, medio, anche di cervi. Sale marino macinato, una volta dicevano. Vedi, questa qua è una cosa interessante che non è mai stata detta. Si dice sempre mettete sale medio, ma non, sì, ma non perché. No, esatto. No, non va bene, non va bene. Allora, andiamo avanti. Sono qua nel mio letto con un gran raffreddore, e voi che mi fate compagnia. Grazie Davide e Giorgino che mostrate la vostra professionalità e passione in quello che fate. Siete di grande ispirazione, grazie mille. Grazie a voi altri. Seguo molto, molto spesso, specialmente su YouTube, ho fatto il cotto in casa circa 3,4 kg. Ho seguito tutto per tutto il procedimento, tranne la cottura che l'ho fatta sotto vuoto in Swiss Wide. Sì, sotto in cottura a bassa temperatura, 4 sì. ore e mezzo a 79 gradi, sapore buonissimo, ma mi è venuto asciutto dentro. Come posso fare? Allora probabilmente se la cottura è troppo lunga devi tenere più bassa la temperatura del... Il prosciutto fatto? Prosciutto cotto, sì, perché io l'ho fatto qua a vapore. Sì. Allora lui non ha superato, lui ha messo... ha messo dentro il termometro per venire. Sì, però non ha fatto il cotto arrosto, attenzione, ha fatto il cotto quello rosa da banco. Ho capito. Ha fatto il cotto. Allora bisognava tenere più bassa la temperatura, perché quando glielo lasci troppo non va bene. No, la tieni più bassa e allunghi un pochettino i tempi, perché probabilmente se poi il prosciutto vuole iniettato bene, se ti ricordi l'ho siringato con l'acqua e sale, se ti ricordi. No, quindi bisogna che sia proprio un ma tantissimo. Davide, questo sei 10 dadi per un chilo e mezzo per lui. Sì, la metà? O vuoi che ci faccia le punte? No, no, che punte, chi sa niente, ciò vuol dire loro punti, dai. Perché deve fare. Io lo faccio il prosciutto arrosto, eh. Sì, sì, il prosciutto alla brace. Lo faccio al forno, Davide. Sì. Però devi stare molto attento perché se ti diventa secco. È buono, però ti si sfrena in bocca. Sì. È vero? Preparo i sacchetti perché poi dopo andiamo di lato lo metto sotto vuoto. Sì, come vuoi. Allora. Salute. Allora, intanto io divento matto per le costine di maiale, sono buonissime anche io. Auguri di buone feste a tutti, Bencla. Cuoricini, saluti ad entrambi, buone prossime festività, Gianangelo. Oh, ciao Gianangelo. Giorgino sempre vispo e battagliero. Mi sembra giusto. Grazie. Dice: io amo il pesce, ma non sono un vegetariano. Beh, vuol dire che mangia più volentieri il pesce che una fiorentina o una cotoletta. Però. Ma ci sta anche il vegetariano, ci sta anche lui. Ci stanno tutti in Italia. Stanno tutti in Italia. Ma no, ma ci stanno. Anche grande Davide, un saluto da Madrid, grande Madrid. Sì. Ho fatto anche i cotechini, sono venuti veramente buoni. Complimenti a tutti e due, siete dei miti, grazie. Se qualcuno ha voglia di finanziare il libro, noi lo facciamo. Sì, ma se osservate bene Davide e ascoltate attentamente quello che dice, non potete sbagliare, più o meno cerco di... non potete sbagliare, ci metto dell'impegno, perché ci sono ricette originarie però fatte come Dio comanda. Anzi, la prossima live vorrò riproporvi prima di Natale il panettone di carne. Ha visto? È importante lui. Il rapporto tempo temperatura, non solo la temperatura, esatto. Vediamo se la indovinate. Cos'è la marcundela? La marcundela? No, non lo so. Marcundela, non so se sia dialetto. Non lo so. Che differenza c'è tra le carni di maiale nero e classico? Che differenza c'è? Un maiale di carne nera è un maiale molto più grasso e molto più bianco. Cioè, se noi prendiamo un maiale normale, come uccidiamo noi,
lo spot, lo stennet, quelle qualità lì. Tu guarda che il lardo, un maiale, questo lo so per esperienza mia diretta, un maiale di 200 kg, 210 kg, ha un lardo non superiore, ma dico quando è bello, di 3 cm. Quando il lardo, quando il maiale è bello. Se noi prendiamo, come ho fatto io 2-3 anni fa, che ho preso un maiale in nero di Parma, tu ammazzi un maiale da 200 kg, ha un lardo da 7, 8, 9 cm. E la vacca. Ma tu guarda, prendi una pancetta di un maiale, io parlo del nero di Parma perché ho avuto esperienza diretta, diciamo così, che io uso una pancetta dei miei maiali qui, no? Faccio fatica delle volte a trovare il bianco perché la pancetta è molto, molto magra. La pancetta è tutta bianca con un filo di rosso dentro, vuol dire che loro, questi maiali, mangiano diversamente da quelli che usano i macelli qua, ma anche la qualità del maiale è molto più bianco e forse il rosso è un po' più fine del nostro, perché poi quando c'è molto bianco il rosso è molto fine, molto buono, cioè dobbiamo fare anche questa differenza. Allora Giorgio, io ti devo dire una cosa. E poi la resa che ha un maiale dei noto, nel rosso parlo di resa, parlo di salami, salcetti, ha una resa, quelli là hanno un'altra resa, rendono molto di meno in carne rossa. Questo è il mio parere, modesto parere. Allora, ho fatto anche i cotechini, sono veramente buoni, tutti e due siete dei miti, va bene. Vediamo se indovinate, l'abbiamo già letto, che differenza c'è fra il maiale nero, abbiamo detto, quale potrebbe essere un insaccato rapido da far stagionare in frigo, se esiste. Ma guarda, se fai il guanciale, puoi fare la pancetta tesa che esce, non domani, perché domani è sabato, esce il video del gorgonzola, dai, dateci un'occhiata perché ci ho messo tanto impegno a farlo, dura un pochettino, però alla fine fate il gorgonzola in casa. E esce domani. E sabato prossimo invece uscirà la pancetta tesa, che ci vuole 20-25 giorni a farla, si fa prestissimo e basta il frigo. Pancetta tesa, potete fare il guanciale. E che ci vuole molto meno tempo. Molto meno tempo, perché comunque hanno uno spessore, essendo. Sì, ma anche due carni diverse, perché tu prendi il guanciale, sì, me lo lasci 5 giorni sotto sale. Sotto sale o anche spezie che tu piacciono, poi il peperoncino, l'alloro, la salvia, puoi mettere quello che ti pare, sopra lo lasci 5 giorni, lo tiri via, lo pulisci, lo appendi o lo guarnisci col pepe e lo fai tutto nero come si dice, sì, certo. Oppure lo guarnisci, io ce ne ho tanti pronti, io molte volte tiro via dal sale, faccio solo sale 5 giorni, poi lo lavo, ci do un goccino d'olio d'oliva spalmato con le mani, poi metto sopra peperoncino, salvia, alloro, menta, cioè tutti questi profumi, lo appendo 3-4 giorni, poi quello lì è già pronto ad affettare, già pronto a fare tutto quello che vuoi. Avevi già fatto un video con la pancetta steccata? Sì, 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 esatto, è vero. Allora, quindi il salume è abbastanza veloce, fate la pancetta Stesa, fate presto. Ciao dalla Sardegna, siete bravissimi. Volevo avere il link per acquistare il budello sintetico che usate per coppa pancetta arrotolata, grazie. Allora, io avendo un negozio qua vicino, ci forniamo dal negoziante e andiamo a comprare lì. Però su internet c'è un sito che si chiama Pacifico, adesso ve lo dico esattamente, Pacifico, e che vende budelli, io lo metto sotto i miei video sicuramente. Giorgio, io ti devo chiedere una cosa, che adesso dovrò chiamare mio padre. Pacifico Corrado si chiama, cercate su Google budelli Pacifico Corrado, budelli Pacifico Corrado, mi sa, vediamo. Pacifico Corrado, catalogo prodotti, questo qua. Pacifico, qua, segno prezzo. No. Aspetta, forse non Corrado. Pacifico. Tritacane, accessori, carriere, spezie, ricette, fa, sì, questo qua.
E vediamo se io faccio così. Perfetto, vi faccio vedere, visto che siete lì. Questo qua si chiama pacificocorrado.it e qui abbiamo budello per insaccati. Vende tantissima altra roba, eh. Sappiate che io non ci guadagno niente, lo dico perché me lo chiedete in tanti. Qui vedete quella, la budellina, c'ha tutti i tipi di, è un po' da spulciare, vedete, budello collati, i fazzoletti, c'ha il gentile naturale, qua da questa parte qua, insomma, andate un po' qua dentro a spulciare. Lui spedisce e lui spedisce, boh, questo è quello che volevo dire. E quindi questo qua è il sito dove io delle volte acquisto i budelli. Scusate se sono un po' approssimativo, ma a fare la regia. No. Perché dice lì la budellina medio è grande, perché la budellina, se è di maiale normale, come diciamo noi, maiale dove è la salsiccia normale. Se tu vedi, voi, quella più grande è di scrofa, è budellina di scrofa, per cui è molto più grande. Mi devi scusare Giorgio, ma io ti devo far sentire una cosa che ce l'ho di là in negozio. Adesso chiamo mio padre che me la porta qua, perché me l'ha mandato un amico dalla Sardegna, un macellaio che è venuto a trovarmi, mi ha mandato un cartone di suoi... io sono qua con Giorgino, riusciresti ad allungarmi quel cartone di salami e salsicce che mi hanno mandato? Sì. Vieni tu qua. Sì. Ti aspettiamo, grazie, ciao. Prendi una birra con te. Ce l'ho. Oddio, boh. E tu l'ha? Calcolo mai che... Va bene una... Va bene quella lì. La smezziamo? Sì, va bene quella lì, non affettarla. La smezziamo, dico. Metà per uno, sì, sì. Ma ne ho ancora. Scusate. Bevo un bicchiere al massimo. Beviamo. Al massimo. Guarda. Sto cercando di tenerla un po' lunga per farti parlare, perché sì, sennò avrei già finito quel sì, pezzo. Sì, lo so, ma dopo me blocca l'acqua. Lo so, ma visto che sei qua e io tenerti qua ci vogliono due chiodi, e allora ho detto. No, io mi sono accorto che la stai facendo. Salute, salute alla vostra. Alla vostra, ragazzi. Gli è venuto il polverone. Gli è venuto il polverone. Sotto il naso. Quindi non solo l'ambrusco. No. Va bene anche la birra. No. Allora, ma tu sai produrre lo speck, sì o no? Ma lo chiedo anche a Davide. Allora, lo speck è una cosa un po' particolare, no, che no. Se anche facessi il video... Ci vuole l'affumicatore, no, sì, deve stare un sacco di tempo in affumicatura, sì, sì. E non lo faccio perché deve starci veramente tanto, e quindi il forno ce l'avrei. Lo spec è proprio solo questione di affumicatura, sì. Perché non ha altro che un prosciutto steso. Sì, eh. Sì, sì, però ci vuole tanto tempo e mi impegnerebbe il forno, e non ho un affumicatore a parte che farebbe una puzza che non vi dico. Ma infatti l'affumicatore ha tutte delle camere a sé, a parte. Esatto. Avevi già fatto un video con la pancetta steccata, mi sembra. Sì, l'abbiamo già fatto. Sì, sì. Due ce ne sono, eh. Ma la razza del maiale o l'alimentazione che ha più o meno lardo? È la razza del maiale. Ah. Incide anche il mangiare, ma il mangiare incide più sulla carne dolce. No, basta con il che dopo devo andare a carne. Beh, ci vai, non devi mica fare qua. Ma è la qualità del maiale che rende più in bianco, più rosso. Addirittura ci sono dei maiali che hanno tanto grosso il prosciutto come le spalle. Ah, sì? Sì, una volta lo spot. E poi anche i maiali italiani, i maiali olandesi, i maiali generali. C'è una differenza. Tantissima. C'era il Landers che era incrociato con un parmigiano, mi sembra un reggiano e un inglese. Aveva dei prosciutti larghi così e aveva una costola in più, faceva così andare via, girava un po' a biscia, ma aveva le spallette piccole, era fatto a punta. Adesso vedi i maiali, sono tanti grossi davanti come di dietro, la maggior parte. Sì, sì, sì. Ascolta. Poi anche lì se vanno a selezionare anno per volta per volta, anno per anno, perché rendono di più. Devono avere poco grasso e tanto magro. Però non riesco più a leggere. Andate troppo forte a scrivere, io devo mandare indietro.
Volevo leggere qualche cosa che riguardano i due. Allora, stavo scherzando, Davide Giorgino, amo la carne, però da giovane ne mangiavo di più. Ah, ok. Sì, sì. Ho già dato giù al parmigiano, sublime, grande Gianangelo, mi fa piacere. Ciao Davide e ciao Giorgino, posso chiedere a Giorgino quanti anni ha? 82 e mezzo. Se volete sapere, 39 aprile. Ok, se fate il libro lo compro subito, siete veramente forti. Giorgino ne sa una più del diavolo. Sì, magari. Invece Davide sei una brava persona, l'amicizia non ha età. Grandi, un abbraccio da Verona. Grazie. Grazie. Ma la razza del maiale, che più o meno l'ardo che l'abbiamo già visto, avevi già fatto un video su cosa abbiamo già letto. Sarebbe interessante una diretta sul bollito e vari tipi di carne, puoi venire avanti, pa. La testina come si fa? Cottura, testina di... Claro. Sì. Giorgino, 82 anni online, grande. Mio padre. Guardate, ma ho anche due teste bianche. Oh, ascolta, questo qua dopo se tu lo porti là, intanto Alfredo inizia a metterglielo sotto vuoto, perché poi lo vuole tutto sotto vuoto. Intanto taglio questo, dopo veniamo di là. Il vino. Vuoi un bicchiere? Però a fare una forma. Metto su un quart d'ora, minuti al massimo. Se ne non remesca. Se no lui va via subito. Come era? Se non remesca. Come era quella volta? Avete fatto anche la pizza? Sì, puoi portarla via, sì. Eccola, intanto cominciamo a portare via un po' di roba, dai. Grazie. Bravi ragazzi, fate delle chiacchiere che fanno bene sotto le feste. Sì. Adesso arrivo, adesso ti spiego, Giorgio, perché. Sì, sì, spiegami. Ho bisogno di imparare, Allora, due o tre settimane fa, quando c'è stato il MIT, e qui a Modena c'è stata la fiera della carne, insomma. Sì, sì, okay? Sì, sì. Sì, ho letto qualcosa sui giornali. Sì. Sì. È venuto un macellaio dalla Sardegna al MIT, e dopo è venuto a trovare me. Sicuro. E lui ci segue, ok? Adesso mi faccio venire in mente il nome, perché sto facendo una figura. Speriamo anche ci sia scritto, perché... No, ma non c'entra niente. No, se ti sta seguendo... Manno, lo chiamiamo Manno. Direi che si chiami Andrea. Fammi vedere. È scritto qua l'indirizzo. C'è qua, Manno Andrea, qua. Andrea, Manno, sì, Andrea. Ok. Un po'. Abbiamo già risolto, boh. Bene. Allora è venuto Andrea, non è venuto a trovarmi. Sì, è venuto. È venuto alla fine, e dopo è venuto a trovare anche me, visto che si trovava a Modena, è venuto a trovarmi. Perché suo figlio, in Sardegna, per addormentarsi, guarda sempre uno dei miei video. Bene, vedi? Vedi, faccio quell'effetto lì. Ma in tanti me lo dicono. In tanti, perché si vede che noi emiliani abbiamo una cantilena nel parlare che... Ecco, noi, è come una ninna nanna. C'è come la ASMR, lì, quella cosa lì che ci sono quelle donne che graschiano i microfoni, sì. E ti devi mettere le cuffie così. Allora si vede che io parlando molto concilio il sonno. Vabbè, è stato un piacere comunque. Allora siamo venuti qua in cucina, abbiamo fatto una videochiamata col suo cellulare, suo figlio, no? Che poi è piccolino, c'ha 5-6 anni, capito? E quando mi ha visto è rimasto così. Ma come fai a averlo vicino? È stato bellissimo, vabbè. E insomma, abbiamo fatto un interscambio, io mi ho dato qualcosa, e lui mi ha mandato un cartone, perché lui là in Sardegna ha una macelleria dove fa gli insaccati. Sì, capisco. Con una lettera scritto: fallo sentire a Giorgino che voglio un suo parere. Bene, quindi adesso finisco di aprire questo formaggio, no? Sì. E poi facciamo due fette di salame, andiamo a assaggiare. Dopo andiamo a fare. Vabbè, dopo sì, dai. Deve venire. Se c'hai fretta. No, deve venire il mio cognato a prendere i salami. Beh, aspetterà. Perché viene da fuori anche lui, hai capito? Ah sì, non viene da dentro casa. No, viene da Ferrarese. Ah. Dalla Cevi? E fa presto. E fa presto. Orfa cane. Allora,
Quante ne sa Giorgino? Mamma mia, bene. Il jamon, il jamon iberico è diverso dal nostro prosciutto crudo per la lavorazione, per il tipo di bestia. Non si capisce. Allora, è l'uno e l'altro. Allora, io ho avuto un po' di problemi, no problemi. Abbiamo discusso un sacco su, ma qualche anno fa, sui prosciutti spagnoli. Ah, è vero. Perché? Perché a me un prosciutto spagnolo che peserà 3 kg, 4, un patanero. Un patanera, paghi molto il marchio e molto meno la carne. Allora, quando vai a pagare un prosciutto 300-400 euro, 4 kg di carne. Ma anche l'involucro, fanno delle casse che costano un patrimonio. Sì, sì, sì. La legatura, le corde. È una figata. È tutto dritto quello lì. Bene, allora io. Tutti, io l'ho sentito, non sono mico il pirla che non lo sente. Io ho disossato 3 o 4 o 5, adesso non mi ricordo. Perché loro non lo disossano neanche. Loro ma se no attorno anche il traculo davanti. Lo mettono attaccato al zampetto. Ah. Sì, al coso, e poi lo affettano così fino ad arrivare all'osso. Tipo violino. Sì, esatto. E ci girano attorno l'osso finché non... Però in quella maniera lì, a parte che rimane all'aperto un sacco di tempo, che loro... E poi secondo me, ok, sarà anche buono, non dico di no. Ma con 400 euro io ci compro 3 crudi di Parma. Io prendo un porco. Vedi, ecco. E allora ho detto questa cosa, non ho detto che non è buono, ho detto soltanto che è un tipo diverso. Ecco, che il prezzo, con quel prezzo lì io ci faccio altre cose e non apprezzo il gusto che ha. Sì, io forse un prosciutto della Valtellina che va affettato a violino, quello lì è, non è per stare in Italia, ma insomma la mia disquisizione era quella lì. Mi hanno massacrato gli amici della Spagna, e vabbè, ci sta, ognuno difende difendono il suo territorio loro. Esatto, e quindi va bene, quindi non dico di no, però sono allevati in una certa maniera, perché i veri pata negra, perché pata negra vuol dire zampetto nero, esatto, cioè lo zoccolo nero, vengono alimentati a ghiande, a carne molto dolce. Ecco, allora ci sono quelli che sono allo stato brado, semibrado, ci sono tanti, tanti livelli di... Sì, sì, no, ma la ghianda è la carne, qui hanno smesso di fare quelle robe lì. Adesso proviamo a fare un discorso così. Una volta, quando il contadino aveva il maiale, parliamo di 50 o 60 o 70 anni fa, sì, gli davano della ghianda, delle patate, erano tutta carne dolce. Allora, quando si andava a parlare di sale, che vogliamo stare su questo, adesso parliamo del 2 per 1000, parliamo un 20 per 1000. 20 grammi a chilo. 20 grammi a chilo. Una volta le davano 30 grammi a chilo. Sì, perché la carne è talmente giovane, talmente dolce, fai una cosa così e non mangi mica. Non la mangi mica. Allora, adesso sono alimentati a mangimi, come poi ma tutti i maiali. Sali integrali, sali minerali, la soia, ci sono tante belle rovine che vanno a condire. Il ceroso. Ma sì, ma anche perché l'orzo forse ne danno poco di meno. La farina gialla, la farina di mais, ne aveva dato molto di meno. Erano tutte cereali che diventavano la carne dolce, faceva la carne dolce, c'era niente da fare. La qualità, che hanno migliorato le qualità dei maiali, ma sono anche gli alimenti cambiati. Allora, io posso distribuirlo il libro, sono libraio, ah, ok, però bisogna farlo. Sì. Ok, abbiamo discusso del... apprezzo molto, finisco il discorso, lo apprezzo, se me lo offrono lo mangio, ma se lo devo comprare non lo compro, il prosciutto spagnolo, qualsiasi sia. Ciao Marcus, bei personaggini, ok. No, ciao, ma c'è niente da fare. Te l'ho detto, io ne ho disossati. Grazie Marcos per l'abbonamento. 3 o 4, li ho assaggiati. Io ripeto, non voglio togliere niente a quel prodotto lì, per l'amor di Dio. Però non è il mio boccale, non è il esatto. Quindi io li apprezzo. Il modo di mangiare, ecco. Quindi se me lo regalano, lo prendo volentieri e lo mangio. Ma se lo devo andare a comprare, preferisco di no, perché così, a pari importo mi compro un Parma, un Modena, sì, un Toscano. A me per esempio, vedi, il Parma non più, però a me personalmente, parlo di Giorgino, preferisco il Modena perché? Perché il Modena per me, il Santa Maria, diciamo,
è leggermente più saporito del Parma, è leggermente più saporito. E lo mangio volentieri. Non è che io voglio dire dispersare l'uno e l'altro, a me personalmente preferisco quello lì. Allora dice, per me l'iberico è sopravvalutato, poi ho parlato da ignorante ovviamente. Bene, secondo me ci sono alcuni crudi emiliani che la mon iberico deve fare della strada, voilà. Sì, dipende poi sempre dai gusti, non, posso, capisci, il palato. Non posso, il palato, ognuno dei gustibus, dei gustibus, dei gustibus. Parma, no, San Daniele, De Sauris, mangia vivo il crudo spagnolo, ok, sì, c'hai ragione. Ciao Davide, ciao Giorgino, vi volevo chiedere come viene fatto il salame da pentola, quindi la salama da sugo, con l'osso stomaco? No, come, con lo sterno. Grazie, buone feste. Oh, no, secondo me col budello dello stomaco, perché la salama da sugo va dentro allo stomaco, o alla zie o allo stomaco. Poi va bollita lì, aglio, pepe abbondanti. Spremimi il tasto 2, quello lì, bravo. Allora, questo me l'ha mandato Andrea Mannu dalla Sardegna, vedi? È la sua salumificio Mannu, sì, 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 sì. Me l'ha proprio mandato da assaggiare, è venuto a trovarmi e mi ha mandato anche la pane semolato rimacinato, si chiama... Non è la... aspetta, forse questo è diverso. C'era scritto... Non ho gli occhiali. Pane Gutiao. Pane Gutiao. Pane Gutiao. Bene. Uno te e uno me. Allora abbiamo i salami. Che adesso apriamo, almeno questo qua lo sentiamo. Il pecorino. Questo però forse non lo fa lui. Azienda agrituristica casearia, fattoria didattica e sociale Calvarina Ammiru. Adesso lo tagliamo, dai, fanno due o tre fette e sentiamo. No? Sì, sì. Se non ti disturbo, eh. No, a me non disturbi niente. Così facciamo l'assaggio in diretta. Io taglio. Ok, allora mettiamo tutto qua su, quindi questa qui, questa qui, madonna quanta roba, guarda, non è mica badato, eh. Oh, questo è guanciale, è un guancialino questo, ecco, vedi, questo è maiale, questo è maiale bianco e nero, scommetterei, o nero scommetterei con tutti io. Guarda qui che altezza che ha quel guanciale lì. Allora, andiamo a assaggiare, eh? Scusate, ma è doveroso farla la prova assaggio. No, sono d'accordo. Allora, ingredienti: carne di suino, sale, aglio e aromi e 300 che sarà il salnitro, conservanti da conservare a luogo fresco e asciutto. Quindi senza glutine e lattosio. C'è anche il numero di telefono, potrei anche chiamarlo in diretta. Like, Davide, sono da cos'è? Brindiamo, sì, per me 36, più 36. Oh, auguri Marcus! 36 anni? No, dopo la prima fetta. Che la prima sempre non è mai così. Sì, sì, no, ma sentivo l'odore. La dico bene. Io sono anche un po' raffreddato, però ho sentito già che sa di... c'ha un po' di affumicatura, mi sa. Adesso sento nella pelle io. Ma vuoi sentire qua? Intanto è pelle... Sì, appena appena. Ecco, vedi lì. Bello però, bello e bello. Boh, basta, io ne mangio una fetta. È un po' di affumicatura appena appena, secondo me, eh? Beh, buono è buono, non è salatissimo. Buono. Lui vuole il tuo parere, no. Non il mio. È il tonno che lo do,
lo sto degustando proprio. Oh, questa è sottile, eh? Ero curioso di sentire. Buono. Scusate, l'intramezzo, però è giusto così. Pane Carasau, no, si chiama, lo sapevo anch'io, pane Guttiau. Non so, è diverso. Buono però. Già, sai fare lardo? Sì, lo so fare, te lo rispondo io. Lardo di colonnata. Io preferisco la prima ed il San Daniele e gli altri. Il reputo è troppo salati. Carasau, il pane, non so, non dovrebbe essere. O non disturbi nemmeno a me, digli pure che me lo mandi qui. Per i 100.000 dai un po' anche merito suo, certo. Soprattutto, buon assaggio. Io sono mezzo sardo, Davidone. Ah, ciao Dario. Mio padre è nato a Sassari. Salve dall'Albania. Gridi. Bello il salamino sardo. Uè, Gridi, sentiamoci, sono di Tirana. Sì, perché il gattiao è quello salato. Esatto, infatti stavo sentendo che è salato. È buono. In carasolente lui no. Una domanda tecnica. Ho visto che quando preparate la concia, poi la mettete in mezzo alla carne, prima di macinarla. Facendo così non si rovinano le lame del tritacarne? Aspetta, perché è in... È in Giorgino 2.0, sta facendo l'assaggio. Allora, ho fatto l'assaggio qui, rispondo prima... Alla lame. Sì, in effetti lui ha una punta di ragione. Allora, mettendo la concia prima, sono sicuro che la distribuisco bene in tutta la carne, intanto. Dal punto di vista della lama del tritacarne, se uno ha il tritacarne con la lama in acciaio inox, non si offende più di quel tanto. Se uno invece ha le lame tipo acciaio, ma non quei tipi di acciai da 50 anni fa, un pochino si offendono. Però per far sì che si offenda da non tagliare la carne, bisogna fare dei quintali di roba. Diversamente, io ho tanti anni che uso e non mi sono mai accorto che il tritacarne non macina bene, macina molto bene lo stesso. Sicuro che ho anche delle macchine da tritare la carne che hanno 70 anni di sicuro o qualcosina in più, dove c'erano quei coltelli, quelle lame di una volta, quello lì magari si offende un tantino in più. Auguri a Marcus, che oggi compie 36 anni. Dunque, io dicevo per questo salame... Sono tutto orecchie, a me è piaciuto. Allora, non è aggressivo e... Allora, questo salame, secondo me, è un salame molto buono. Ha due caratteristiche, secondo me. Parlo sempre del mio palato. Che non è aggressivo di sale. Dei due, abbondato leggermente di più... con il pepe o un aroma similare o un'erba o qualcosa del genere. L'ha macinato secondo me coi fori del 6, una piastra del 6, massimo 8, ma non direi. Questo è macinato con dell'8. Questa è macinata più grossa di questa. Sì, sì, di sicuro. Questo è un buon salame. Sì, un buon salame. Questo è un buon salame. Buone. Ciao Davide, sono un calabrese in Germania, ti seguo sempre anche a Giorgino. Grande Giorgino, ma spedite questi prodotti? Questi prodotti me li hanno spediti a me un macellaio della Sardegna, Andrea Mannu, è venuto a trovarmi e mi ha detto ti voglio mandare della roba da assaggiare, ma voleva farla sentire Giorgino. E questa è salsiccia stagionata. Però sì, normalmente la roba che facciamo io e lui non la mandiamo e non la vendiamo. Io ho un negozio dove ho dei salumi, ma non è quella che facciamo noi. Il carasau è tipo piadina. Ah, questo qua c'è scritto così, guardate. Lo faccio vedere.
Intanto sto ragionando su... Si vede una sega. Guti au. Forse si vede meglio qua. Sì, oggi le telecamere proprio... Ho cominciato... Pane Guti au. Panificio Mastia. Buono, ma è buono davvero, eh? Salatino, mi piace. È sottile, eh? Stai assaggiando la salsiccia tu? Ho fatto... Sto facendo un confronto diretto tra salame e salsiccia. Tu dici che la concia è la stessa? No, è leggermente diversa, ma sono molto molto vicine. Qui c'è quel retrogusto che pare un retrogusto di affumicato appena appena nel salame. Ah. Che nella salsiccia non c'è. Qui il retrogusto del salame pare che sia un po' affumicato. Mentre nella salsiccia non c'è. Il guanciale. Bellissimo, eh? Il guanciale è bello, però te lo dico quando lo provo io in cucina, perché così ci vuole il pane caldo, dai. Vogliamo la telefonata per sapere se ci hai preso. Allora, se ci riesco faccio una cosa che... Macinate con due piastre diverse. La concia sono il 90% uguale, tranne che quel gusto particolare che mi sembra sia affumicatura del salame. Questa è stata macinata sicuramente con l'8-10 e questa col 6. Direi che però sono due buone robe. Due buone robe, tutte e due. Se ci riesco faccio la connessione. Due buone robe. Lo chiamo in diretta, dai. Sono due buone robe. C'è da fare i complimenti. Ci manca ancora della birra. Perché poi, no, perché poi queste robe lui le deve vendere a banco, eh. Che non sono a livello privato, che c'è qualcosa che lui deve fare d'obbligo, qui. Ah sì sì, beh... Perché dentro ci sono dei contenuti dei che io non li metto, lui è obbligato a metterli. Ah, aspetta, perché c'ho l'altro mixer acceso. Senti il pane, senti com'è Giorgio, così dire. Ma il pane forse non lo farà lui. Buono. È buono. Perché c'ho l'altro... O poi magari non mi risponde neanche. Impossibile connettersi. Che c'ho feca. No, c'è un po' di affumicatura in questo. Sì, sì. Che è un aroma che loro mettono, ma è un po' di affumicatura. Is now discoverable Top Rodecaster Pro device Bluetooth setting. Vabbè, collegati, connessione. Scusate. Ciao Giorgino, mi puoi spiegare perché la pancetta arrotolata non la metti prima in salamoia? No. Non glielo spieghi? No, aspetta. Sono due tipi di pancetta arrotolata. Una l'ho fatta sul banco, perché Davide me l'ha chiesto di farla sul banco fresco, diciamo, appena tolta dal maiale. Ma normalmente, che adesso quasi non le faccio mai, perché queste erano pancette fatte negli anni 30, 40, 50. Ma Davide mi ha chiesto di farla e gliel'ho fatta, perché qualche volta mi sbizzarrisco anche a fare queste robe. Però normalmente io la metto in moro la pancetta. In moro cosa vuol dire? Che io la preparo, la taglio, la metto pronta da arrotolare, poi metto sale, pepe, aglio, chiodi di garofano e cannella. E un bel bicchiere di vino bianco rosso che ha poca importanza.
la pancetta 5 kg, gliela lascio 6 giorni, la tiro in rallao e la voglio, la faccio su, la lego e questo è quello che faccio io con la pancetta. Ma quando la faccio, diciamo come ho fatto lì, stese, l'ho condita al momento, sì, dobbiamo fare molta attenzione perché è anche molto difficile che diventano cose fatte bene. Una volta c'erano costretti, adesso no. Però se uno fa attenzione, fa anche una bella roba così. Pronto? Sì. Andrea? Sì. Ciao, sono Davide da Modena. Oh, salve. Ti ricordi di me? Sì, sì. Siamo in live, che stiamo in live su YouTube, che stiamo facendo gli assaggi dei tuoi prodotti con Giorgino. Quindi se ti vuoi collegare, intanto vedi se stai lavorando. Più o meno, sì. Ah, vabbè, allora niente. E quindi niente. Allora, intanto... dicevo, buonasera, sono Giorgino, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Alzo un po' il volume perché... Vai. Mi ha sentito Andrea, le dicevo buonasera e buon lavoro. Grazie. E le dicevo un'altra cosa, stiamo assaggiando i suoi prodotti. Com'è? E ho assaggiato il salame per primo e poi la salsiccia stagionato. Sono due ottime cose. Uno per un verso e uno per l'altro. Il salame bene, che è molto molto buono. Se anche un pochino di affumicatura, la salsiccia è perfetta, dal mio punto di vista. Sì, il salame c'è un po' di affumicata. Ecco, loro ci abbiamo preso. Ma una puntina. È una puntina, bravo, proprio una puntina, perché sembra quasi un ingrediente che non lo è quello lì. È bellissimo, è speciale. No, no, sto parlando con la chat. Per la prima volta che, perché sei online, ti sentono tutti... E poi io ho visto come la radio. Visto che io li faccio anch'io, mi sono permesso anche di guardare la macinatura. Un salame col 6 e la salsiccia con l'8 o il 10. No, sì, col 12. Grazie Marcus. Ah, addirittura. Io non mi sono azzardato perché non la uso più. Ce l'ho anch'io, però non arrivo al massimo al 10. Bravo. Bravo, le faccio i miei complimenti. Bravo ancora. Grazie. Signore Andrea, di nuovo. Buon lavoro Andrea, grazie di tutto, roba buonissima. Grazie. E a risentirci. Ciao Andrea. Ci sentiamo. Ciao. Va bene. Ti vuoi che c'è per me? Sì, è vero. Allora, qualcuno mi dice che il mio raffreddore è Covid. No, non lo è perché ho fatto il tampone. Quindi non è Covid. Io voglio che per me, farco che vuol dire. Poi in teoria sono sia vaccinato io che vaccinato lui. Sì, tre punture io, tre. Sì, tre buchi? Tre buchi. Bene. Davide, io però adesso dovrei andare a casa. Va bene. Grande Davide, si sente, meglio della radio. Ok, bene. Giorgino grandioso, va bene signori. Io abbiamo finito di tagliare il formaggio, l'ho tenuto un po' lungo perché volevo che rimanesse in diretta un po' di più e mi fa molto piacere. Abbiamo fatto bene perché avevo sentito Andrea che guarda. Sì, era un po' imbarazzato secondo me. Sì, però... E poi stava lavorando... Sì, ma l'abbiamo preso via da 10 minuti. Faccio, eh? Sì, però è roba buona, bravo. No, qua non c'è niente da dire, eh. Roba buona. Abbiamo fatto anche un'analisi perfetta di quello che è il prodotto. Ah, cioè, sì. Mando un saluto da Celestino Antonio, ciao. Dai, mando un saluto. Il signor Giorgino non sbaglia un colpo, esatto. Ma sì, magari, grazie. Signor Giorgino, mi collego solo in questo momento, volevo soltanto esprimerle tutta la mia ammirazione. Le persone come lei sono dei tesori di saggezza e di esperienze artigianali da proteggere. Difatti io lo tengo in cella, che sta bello fresco. Mi tiene il freddo. No, è vero, avete ragione. Hola, soy Carlos, les mando un saluto desde la Patagonia Argentina. Ciao Carlos, hola. Salute! I vostri video mi fanno tornare bambino quando il mio nonno toscano, lui, lombarda, mia nonna, allevava i maiali e poi li macellava. Facevamo prosciutti, salami, salsicce con lo stesso amore di Giorgino. Sì, bene. Un vecchio norcino questo, cavoli, è vero, eh.
Marcus dice: cuoto in pienissimo Giorgino, patrimonio italiano. Bene, siccome devono fare il presidente della Repubblica e sono molto preoccupati se metterci Draghi o no, potrei no, perché più in là hanno detto che forse è Berlusconi, però io se ci danno diritto al voto, ma non si può naturalmente, se voi lo votate mettiamo Giorgino presidente della Repubblica. Ma taglia anche il salame. No, sento che onestamente, guarda, dico onestamente, sono due buoni prodotti questi. Sì, sì, sì. Adesso poi c'è anche il pecorino e il guanciale, che poi lo sentirai a casa. No, adesso te lo dico io. Qua questo pecorino qua secondo me deve essere cattivo. No, mica vero. Cattivo che picca, secondo me. Che picca, perché vedi il colore. Sì, sì. Guarda, questa qua è tutta la tua robina. No. Vabbè, quello lì, questo qui e questo qua. Bravo. Ok, il resto l'abbiamo diviso in due. Abbiamo fatto metà per uno. Giorgino for President, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, giusto? Io sono contento perché a distanza di chilometri, di una mezza Italia, ho trovato un prodotto che non è come il nostro, Davide, sarei un falso, però che è molto buono. Bene. È molto competitivo. È buono, è buono. È vero? Ma questo budello? È un budello, è una budellina quella lì, vedi? È una budellina di Scrof, vedi? Anche questo, vedi, è una budellina di Scrofa, vedi? Signor Giorgino, da Charlotte, grazie per il canale, ho fatto la salsiccia in casa perché non ci sono molti italiani qui. Continua. Mi ha ricordato di mangiare la salsiccia che faceva mio nonno, è stato bellissimo. Buon Natale, Gianni. Grande, Gianni. Sì. Va bene signori, grazie di tutto, lascio andare Giorgino perché sennò dopo divento maleducato. No, dopo non viene più, anche io ho i miei impegni, non viene più e giusto, godiamoci quest'oretta che abbiamo passato insieme anche non so quanto. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, abbiamo fatto delle chiacchiere, abbiamo tagliato il parmigiano, pure io faccio come Davide, abbiamo fatto delle prove assaggio, così stasera siamo già a posto. Sì, ma abbiamo assaggiato due fette, dai. Sì, sì, sì. Grazie di tutto, ci vediamo, ci vi aspetto domani per il video del Gorgonzola. Scusate, c'è un po' di birra che domani uscirà il video sul mio canale del Gorgonzola fatto in casa, dateci un'occhiata, grazie. Se non avete messo un mi piace a questa diretta, aggiungetela sotto, così magari viene vista anche, viene insomma notata. E vi ringrazio di nuovo. Sì, intanto lui fa così, non è abituato a avere. Lui beve perché bevo io e poi dopo lui, ma si altera nella parola, è vero che dico bene? Sì, dopo sparlo. Di nuovo ragazzi, ciao a tutti. Belle cose, grazie. Chi a sei tutti iscritto? Grazie. Grazie per la sub, ha rinnovato l'abbonamento, grande, grazie. Mille, ma grazie per chi si è abbonato e chi si è iscritto. Ancora. Scusate, qua. Volare fino al cielo e guardar tutto da là in alto, ma poi diventi grande, i sogni riguardano altro, e adesso guardi il mondo attraverso una finestra.